Salve a tutti da Villa Margherita, siamo con la dottoressa Jinan Fattouche, neurologo, esperta di medicina del sonno. E partiamo da un assunto fondamentale, dottoressa Fattouche: il sonno è una cosa seria. Per quale motivo? È una cosa molto seria il sonno. Innanzitutto, cos'è il sonno? Il sonno è un fenomeno fisiologico nel quale tutti noi perdiamo in maniera transitoria lo stato di coscienza e la capacità critica. Perché è importante il sonno? Perché pochi di noi sanno che il sonno ha un ruolo importantissimo per diverse funzioni. Ha una funzione endocrina, perché nel sonno proprio si producono gli ormoni essenziali come il cortisolo e gli ormoni sessuali. Ha una funzione metabolica, perché durante il sonno il nostro cervello pulisce il cervello di tutte le sostanze endogene tossiche che si sono prodotte durante la veglia. Ha una funzione immunitaria, ma il ruolo più fondamentale del sonno è la memoria e tutto quello che è cognitivo e apprendimento. Perché? Perché noi durante il giorno riceviamo tantissime informazioni. Il sonno è come il reset del computer. Seleziona di queste informazioni quali sono le cose importanti, le cose inutili gli fa una specie di pruning, di potaggio, le elimina. Invece le cose importanti che riceviamo durante la veglia le passa dalla memoria a breve termine alla memoria come un stoccaggio alla memoria a lungo termine e quindi diventano un meccanismo di apprendimento. Quindi una insonnia, una perdita di sonno costante può veramente creare dei problemi cognitivi. E negli bambini, dove nel sonno c'è anche la maturazione e proprio la organizzazione dei sinapsi, possono avere dei problemi dell'apprendimento.